Siamo il primo ospite, vediamo se sì, ci sono giusta, perché è magari qui, posso fare degli errorini di scaletta. È qui con noi, è qui con noi, sì. Cioè, eccolo, c'è. Buongiorno Presidente, come buongiorno, sta? Buongiorno Monica. Siamo tutti e due collegati. Ti auguro rapida negativizzazione, perché buona guarigione mi sembra, diciamo, inappropriato, viste le condizioni. grazie professore. Siamo contenti di vederla oggi in questa giornata che è molto significativa dal punto di vista, diciamo, di un... come dire, ritorno alla normalità, no Marco? Che dici? Che ti vedo, che con chi parli? No, sto litigando con Fabio che non si capisce cosa vuole da me, che mi devo spostare. Ma, senta, allora, appunto, si dice, Presidente, oggi ne parlano praticamente tutti, no? Stiamo andando verso una fase di normalità, non sappiamo bene se e quando questo virus diventerà endemico. Lei che cosa ne pensa? Siamo veramente in una nuova fase della pandemia? Ma in questa fase possiamo fotografare sicuramente la discesa della quarta ondata, che ormai è certificata da circa 2-3 settimane. I nuovi casi nell'ultimo nostro monitoraggio risultano meno 28% rispetto alla settimana precedente, seppur a fronte di una ridotta attività di testing. Abbiamo fatto circa il 16% di tamponi in meno, cioè i casi scendono sia perché il virus circola meno, sia perché si fanno un po' meno test, ma soprattutto stanno cominciando a scendere finalmente i ricoveri in area medica, che nelle ultime settimane erano rimasti sostanzialmente sopra un plateau, mentre continua la discesa ormai dalla metà di gennaio dei ricoveri in terapia intensiva. Purtroppo rimangono ancora alti i decessi. Ecco, rispetto alle previsioni mi sentirei di dire due cose. La prima è che sicuramente dobbiamo guardare con cauto ottimismo al futuro, perché comunque andiamo anche in una fase verso la stagione primaverile estiva, dove sappiamo che il virus, diciamo, va un po' in ritirata, abbiamo delle elevate coperture vaccinali, gradualmente possiamo allentare una serie di restrizioni come da oggi l'abbandono delle mascherine all'aperto, però attenzione, ecco, a entusiasmi eccessivi, qualcuno parla già di togliere le mascherine al chiuso, perché il virus ancora circola molto. Abbiamo 1.800.000 positivi, quindi siamo ancora in una stagione delicata, quindi la gradualità è sempre, diciamo, la parola d'ordine in una situazione come questa. La parola chiave della saggezza. Allora, adesso diamo uno sguardo a quello che stanno facendo gli altri paesi in Europa, e cominciamo con il Regno Unito, dove il Green Pass... Allora, forse Marco possiamo concludere con una domanda a cartabellotta, Presidente, perché so, ieri... Il sottosegretario Sileri ha detto che anche noi forse potremo arrivare presto alla revoca dell'isolamento per gli asintomatici positivi. Che ne pensa? Ma guardi, io in questo momento credo che la cosa più importante sia il progressivo allentamento delle restrizioni che ci permettono di recuperare le nostre libertà. Abbandonare troppo precocemente misure di sanità pubblica, che ovviamente rischiano di favorire una nuova diffusione del virus, lo ritengo abbastanza rischioso. La mascherina al chiuso in questo momento, come dicevo, è assolutamente improponibile. Anche questa ipotesi, soprattutto per le persone non vaccinate, di abbandonare la quarantena, mi sembra in questo momento poco saggio. Ma ripeto, saranno i numeri a dirci quando ce lo potremo permettere, ancora mi sembra veramente un po' prematuro. Ok, grazie dottor Cartabellotta. Grazie, abbiamo concluso questo giro, Monica, in giro per l'Europa, per vedere cosa stanno facendo gli altri paesi. Adesso è il momento del TG1 nella lingua dei segni.